un favore di Ferrara Rosa e Giuseppe Bruno, importo 119.150 circa. Chiesto di intervenire il consigliere Orsino. Buongiorno consiglieri, buongiorno presidente, buongiorno sindaco. Allora io, poiché siamo sul capo debiti fuori bilancio, ci sono 104 debiti fuori bilancio da allora io dico diamo per letti gli atti che noi stiamo portando, perché se no mi sembra che il consigliere Salma diciamo giustamente fa opposizione. Ma ha ricevuto quanto votato prima, lei. Allora, io penso che leggere 104 sentenze, quando tutti gli atti sono nelle disponibilità di tutti i consiglieri, in questo momento sono agli atti, quindi ritengo che sia una perdita di tempo per noi e per tutti quanti. D'altronde non è che leggendolo velocemente come è potuto vedere possiamo renderci conto di cosa stiamo votando. Per buon senso io ritengo diamo per letti gli atti, mettiamo ai voti, perché ritengo che l'opposizione la dobbiamo fare sui fatti, e questo è una perdita di tempo, se te lo dico con cuore e mano. Almeno questo è il mio pensiero. Io metto ai voti, chiedo di mettere ai voti al presidente di pomeriggio la proposta. Sì, al consigliere Orsino, in considerazione al consigliere Salmo, ha eccepito quanto è stato proposto dal sindaco, che è stato messo in votazione anche per una questione di buon senso, perché il presidente ha accettato una richiesta fatta dal consigliere Salmo di leggere le proposte. Ci siamo resi conto che la lettura delle proposte comportava una limitazione da parte del consiglio. Il sindaco del Comune è stato perseguito. Salma la incinta, adesso c'è una proposta del consiglio Sturzi. Dice, abbiamo convenuto, visto che siamo in un'altra sessione, e diamo il bello della proposta. Diamo per letto gli atti che sono praticamente in possesso di tutti i consiglieri, che sono praticamente anche nella disponibilità di tutti quelli che accedono. Io dico che noi diamo per letto gli atti e li votiamo singolarmente. Allora, metto a voi la proposta così come riportata dal consigliere Orsino. Allora, chi resta sotto la prova, che si alza la prova per dichiarazione di voto il consigliere Salma. Ringrazio il consigliere Orsino per la considerazione, ma a parte il fatto che non siamo arrivati ancora sui 104 debiti, ti chiedo ufficialmente, adesso la proposta è stata formalizzata, ti chiedo ufficialmente di capire se per voi anche le altre proposte non vanno lette, quindi anche tutti gli altri debiti non vanno letti. Andiamo avanti. Numero 3, votiamo a numeri, diamo i numeretti. Ti faccio presente, caro consigliere Orsino, che non solo rappresentiamo i cittadini, ma per quel minimo gettone veniamo anche pagati. Quindi se qualche volta, avuto a caso, capita di dover rimanere in consiglio e sentire qualcuno che si stanca di leggere perché ci affretta a qualche altra cosa da fare, purtroppo dovresti fare anche questo, perché sei consigliere comunale e dovresti sentire le proposte. Poi capisco che a voi non interessano. Io, quando il presidente legge le proposte, generalmente insieme a quelle che già ho letto a casa, quando mi danno il tempo di leggerle, perché ti ricordo, caro Orsino, che queste delibere non hai avuto il tempo di leggerle. Ti faccio presente
che una parte di queste che tu dici che non vuoi leggere l'hai ricevuta ieri mattina all'una, hai avuto l'integrazione. Ti faccio presente che il parere dei revisori era negativo e alle 14.47 di oggi è diventato positivo, per cui fammi capire, ma che cosa hai letto? Il parere positivo e negativo, che cosa hai capito? Le delibere, lo sapete o non lo sapete che in queste famose 104 delibere di cui andiamo a discutere dopo, o di quelle che stiamo discutendo, una parte le state transando, le altre no. Quelle transate, caro consigliere Orsino, ti faccio presente che tutte quelle transate, le transazioni sono a nome del responsabile del servizio avvocatura, dottor Mauro Iavarone. Ti faccio presente che dal 1 gennaio il dottor Mauro Iavarone non è più dipendente di questo comune, per cui tutte queste delibere non possono essere transate da un non dipendente, possono essere transate con la firma del segretario comunale che è attualmente il dirigente all'avvocatura, ma tutte queste proposte al momento non sono firmate dal generale e non sono firmate dal dirigente dell'avvocatura. Quindi non volete leggere gli atti, non volete sapere con cosa state provando, continuate tranquillamente. Vi ringrazio, buona giornata. Grazie consigliere. Allora, metto ai voti la proposta articolata dal